Capitano Livi, Pescara Novara 1-2, più che le assenze di matrice biancazzurra, la differenza le hanno fatte le motivazioni. Sì, probabilmente è una cosa inconscia, perché noi ci siamo caricati, chiaramente la testa era molto più rilassata rispetto ad altre partite dove i punti per noi contavano poco, però insomma ci tenevamo tanto a fare bella figura davanti ai nostri tifosi, regalargli magari una vittoria che oggi non è arrivata, però insomma ci dispiace tanto, ma siamo felici di quello che abbiamo fatto. Più che altro il rammarico è nelle partite precedenti dove vuoi un po' per noi, un po' per cause esterne, non abbiamo vinto qualche partita. Qualche buon tempone ha ironicamente sostenuto che il primo gol del Novara quest'oggi lo ha realizzato 7 giorni fa il signor Candussi. Guarda, a me non mi piace tanto parlare delle partite precedenti, però insomma avete visto anche voi che ci ha giocato un brutto scherzetto. Non l'hanno neanche fatto arbitrare questa settimana, è una cosa in più che ti fa ancora più magari innervosire, il fatto che ci ha danneggiato parecchio, però è inutile stare lì a recriminare. Probabilmente magari sarebbe più giusto dire che abbiamo perso dei punti per strada, magari anche con Livorno in casa, con Frosinone, dove probabilmente adesso parlavamo di qualcos'altro. A 90 minuti dalla fine, comunque, è possibile già tracciare un bilancio personale di questa annata del capitano, forse un po' falcidiata da infortuni e da qualche turnover di troppo inaspettato, forse. Ma assolutamente no, io penso che sia molto positivo, penso che abbiamo fatto un campionato tutti quanti, non solo io, di vertice, perché comunque siamo state sempre nelle prime 6-7 squadre e credo che per una neopromossa come noi, per il gruppo nostro, credo che sia stata una grande impresa. Poi chiaramente trovarsi lì a lottare per un altro traguardo, è stato bello, ci abbiamo provato in tutti i modi, probabilmente altre squadre ci avevano qualcosa in più, come ad esempio oggi il Novara ha dimostrato di essere una grande squadra, nonostante insomma qualche partita è andata così così, però credo che meritino la classifica che hanno. Sul piano personale, il bilancio di questa stagione? Ma credo molto positivo, anche perché voglio dire, se anche non gioco qualche partita non vuol dire che io possa mollare, uno deve essere sempre professionista e il premio che ho ricevuto a Vicenza, che ho segnato un altro gol, penso che sia dovuto proprio al fatto di non mollare, di farsi trovare sempre pronti e di essere professionisti seri come l'abbiamo dimostrato noi come gruppo quest'anno e l'anno scorso. Impazza già il calciomercato, capitano Livi resterà a Pescara. Ma io voglio rimanere qua e penso insomma di rimanere qua. Poi chiaramente, come ho detto prima, avremo un colloquio con la società e il presidente, parleremo del futuro, però ancora abbiamo una settimana per preparare la partita di Cittadella e poi ne parleremo. Manuel Cascione, come preventivabile, le differenze tra Pescara e Novara sono state solo e esclusivamente sul piano motivazionale. Sì, anche perché penso che siamo stati, almeno nel girone d'andata dove il Novara andava a 3.000, siamo state una delle uniche squadre a metterle in grosse difficoltà sotto il piano del gioco e anche delle occasioni. Normale, questa partita è risultata diversa rispetto all'andata sul piano delle motivazioni e purtroppo c'è stata questa sconfitta che ci dà un po' di rammarico, soprattutto solamente sul piano del gioco, perché è normale, poi i punti per noi diciamo servivano ben poco. Una sconfitta che comunque non pregiudica il giudizio estremamente positivo sulla stagione complessiva del Pescara, un giudizio positivo sottolineato dagli applausi finali del pubblico biancazzurro. Sì, no, non è la prima volta che ci applaudono dopo un finale di partita negativo. Il pubblico è consapevole di questa grande stagione, siamo andati di sopra delle aspettative e quindi diciamo è stato un anno molto 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 positivo. In conclusione, domenica prossima c'è Padova-Torino, scontro playoff. Al di là di un tuo pronostico, si dice che proprio queste due squadre potrebbero essere dietro alla regina per l'eventuale riscatto della tua metà. Ma
Io ora di mercato ancora non ho parlato e aspetterò la fine del campionato, però per quanto riguarda la partita sarà una partita molto equilibrata, anche se il Padova ha due risultati utili per andare a playoff. Al Torino è sempre il Torino e può giocarsi le sue carte in casa, quindi vedremo fino alla fine, non si saprà.